non ho mai sofferto così tanto con un Souls-like, e li ho giocati tutti, e per me Lies of P eccelle in tutto, in tutto. Per me il gameplay è così una merda che per me è tra i peggiori Souls-like che ci siano in commercio. E invece, ragazzi, questo Lies of P, io e Nicola abbiamo fatto insieme qualche ora, abbiamo fatto un 3-4 ore insieme, poi io sono andato un po' avanti per i fatti miei. Voi che idea avete? Cioè, l'avete già finito? Io sono a metà. Sono metà. Più della metà, sono verso l'ultimo, forse gli ultimi due capitoli, mi sa. No, io non l'ho giocato. Verso la metà rispetto alle prime ore di gioco. Cosa intendi con cambia? Nel senso, ci sono dinamiche che si sbloccano. Sì, se hai sbloccato il braccio e tutte le cose, in teoria mi sembra che rimanga simile, no Mike? Cioè, sì. Non so se c'è qualche meccanica a metà, ma non mi sembra di no. C'è il Bloodborne momento, però per il resto le meccaniche... Sì, però sono... sì, sì. Alla fine il gioco si struttura in una maniera molto più cattiva, ispirandosi in maniera proprio, che ispirare è un termine molto sminuente, agli originali Souls-like. Cioè, e il fatto è questo: è un gioco di 8 anni fa fatto da Dio, e nessun Souls-like c'era riuscito fino ad oggi, nessuno, neanche uno. Non c'è stato uno che ce l'ha fatta. È per questo che se ne parla così bene. Io sono d'accordo nel parlarne bene, perché se prendete Lords of the Fallen, Mortal Shell, Steel Rising, Thymesia, cioè nessuno ce l'ha fatta a essere a un livello così solido sotto ogni punto di vista nell'esperienza Souls-like. Quindi buon per loro e complimenti a loro perché ce l'hanno fatta. Però a livello meccanico ha delle cosine carine sue, ma tutte derivative a un livello da copia carbone uno a uno. Abbastanza copia, sì. Assolutamente sì. Quindi no, rimane quello, però rimane quello fatto bene, fatto molto bene, stabile, solido, bello. Penso che sia unanime il problema del fatto che i nemici non ti danno i call out per le mosse, quindi dici vabbè. No, il problema è questo: io un attacco voglio pararlo mentre mi arriva, non voglio dover imparare quanti secondi lo carichi e poi arriva in un frame. Cioè io questa cosa, io non la reggo questa cosa. A me piace usare i miei riflessi, non la mia memoria nei giochi. Per esempio, una cosa che mi ha dato veramente fastidio: è un gioco molto più Souls che Sekiriano, ok? Per tante cose. È importante quindi capire le finestre di attacco. Quando un nemico ti attacca, devi capire quand'è che ha finito l'attacco per abusare e poi tornare sulla difensiva. Questo è un loop che si ripete con tantissimi nemici. Io non sopporto non capire quando è finito un attacco. Ci sono nemici che fanno un attacco, oppure due, oppure tre, e tu non hai nessun cazzo di indizio per capire se ne fa uno, ne fa due o ne fa tre. E sono automi. Sarebbe stato così stronzo far sentire tre scricchioli. I call out mancano completamente. Alcune creature sono perfette, altre sono idiote. Non capisci veramente chi ha fatto cosa, perché per esempio la boss fight del cambio di umore, che è a metà gioco, è molto bella e pulita. La puoi perriare, schivare, combattere con enorme pulizia e dici, cazzo, allora è... sì, esatto, that's it, no? E poi hai alcuni nemici che ti fanno... L'hai visto? No, un altro. Sì, ho capito, aspetta, mettiti un momento in posa prima, almeno sposta la spalla, fammi un tic, no? Quindi è più una questione di trial and error, in cui l'error ti aiuta a poi perriare l'attacco, ma in Sekiro il trial and error era giustificato nel gameplay dalla tua possibilità di resuscitare, qui non puoi resuscitare. Cioè, no, in Sekiro hanno messo il trial and error delle mosse perché è integrato nell'equilibrio di gioco. Tu puoi resuscitare dopo aver preso un colpo perché lo hai imparato morendo, ma riappari lì incazzato come una iena e lo attacchi alle spalle. Il mood era quello. Ma soprattutto in Sekiro, se tu guardavi la punta della lama o il gomito dell'avversario, avevi un paio di frame in più
per capire e deflettere. La finestra per deflettere era molto più larga, perché qui c'è la parata perfetta, ma Dio santissimo, è di un frame. Per quello ti dico, a me sembra che sia artificiosamente difficile. Accetterei questa meccanica se i boss avessero un quarto degli HP, ma hanno la vita infinita, sembra... Guarda, no, di diablo. Non è solo quello, eh. Allora, tutti mi avevano detto che dopo il re dei burattini, perché tanto il nome non è troppo spoiler, okay, sarebbe stato comunque tutto in salita. Okay. E avevano ragione. Adesso è ogni singolo nemico base è così. Anche i nemici base devi impararli, perché fai faccia anche con quelli. A volte ci sono dei burattini che non hanno né le mani né la testa, che hanno un bordello di vita. E io adesso sto attualmente usando l'arma che fa più danno raw di tutte, e comunque mi ci vogliono tipo una decina di colpi per buttare giù nemici che tu trovi nella mappa normalmente. Sai un'altra cosa, Mario? Io sono d'accordo con te per quanto riguarda il non sapere quando attaccare, perché loro, per farli intelligenti questi attacchi, li hanno fatti molto frustranti. Cioè, quando un boss tira giù lo spadone e ti manca, in base a dove sei tu alla distanza, lui può ritirare indietro la spada e colpirti, oppure la sposta semplicemente e la rimette a posto, e tu dici, ah, quindi dopo quell'attacco lì la sposta, la volta dopo stai fermo e ti colpisce quando torna indietro. E oltre a quello è che ogni singola combo che loro fanno finisce con danno. Il re dei burattini nella prima fase è abbastanza sempliciotto, ma quando lui fa determinati attacchi che tu schivi, lui salta indietro per schivare i tuoi attacchi. Quando salta ti fa danno. Ma perché? E poi il danno è un terzo di vita. Lui mi sfiora con il tacco della scarpa un terzo di vita. Ma perché? Io devo spaccare col ginocchio la mia tastiera per riuscire a giocare bene. Ci sono alcune ruvidità importanti. È il loro titolo di esordio, quindi tanto di cappello. Porcaccia miseria. Però... il vero errore che fanno è raro, per fortuna, ma sono quei pochi nemici che esistono che, se ti colpiscono una volta, poi fanno una sequenza di combo di attacchi fino a ucciderti, senza che tu possa spostarti perché sta unlockato. Il punto è che quel tipo di mossa deve essere debellata proprio dal genere. È un po' come la combo di Manus, che nasce nel DLC di Dark Souls 1, perché hanno detto, raga, vogliamo fare le cose più veloci, facciamole, proviamo questa. E quella non è una grande idea, perché ti dà uno schiaffetto e fai, ora ti guardi 6 attacchi per 40 secondi. Sì, ok, bello, però non puoi metterlo in combat, metterlo in cutscene, no? Perché altrimenti è un problema. E qualche nemico di questo tipo, Lies of P, ce l'ha, però c'è da dire una cosa. Ecco, nel momento nel quale provate a inserire gli elementi nel gameplay, rischiate anche di svergognare Lies of P, perché elettro sui burattini e fuoco sulla carne, fai 3 attacchi e uccidi un boss, cioè fai il triplo dei danni se metti fuoco sulla lama. E quindi consumabili ed elementi sono una roba che devi anche usare con rispetto, perché altrimenti sei tu che salti e fai danno all'avversario muovendoti con i tuoi ingranaggi. Però, escluso il combat system, per ora l'ambientazione è veramente molto bella, i personaggi sono scritti, interagiscono bene, tanta roba. Poi molte cose sarebbero facilissime da implementare, ragazzi, perché qua non si sta parlando di ricreare le animazioni. Mi viene in mente un nemico in particolare in Sekiro, nella torre, che ha un caricamento di un attacco lunghissimo e ti arriva addosso in una frazione di secondo. From che ci ha messo? Una lucina, un piccolo lampo. Dura un secondo, se tu perri subito dopo il lampo, blocchi l'attacco. Sì, esatto. Sarebbe impossibile senza quella lucina parare quell'attacco, perché dura un frame. Ecco, cioè ci sono sistemi e non sono complessi. Certo. Basterebbe così poco. Però questi sono problemi di game design, che secondo me tranquillamente si risolve. Si risolve anche la finestra della parata perfetta, un pochino più permissiva. Leggermente più permissiva, sì. Secondo me, dal punto di vista proprio della tecnica, invece, non ho notato grossi problemi di camera. La camera in Lies of P mi è piaciuta moltissimo. Il tracking di alcuni attacchi nemici. Allora, sì. L'asinello sul ponte. Se tu lo schivi fa 360 e ti mena lo stesso. Cioè, alcuni nemici hanno un tracking devastante. Anche quella è una cosa tecnica, si risolve. Però a me Lies of P
sta piacendo moltissimo. È vero, è un Souls-like, quello che vuoi, però è uno dei pochi giochi che quando lo guardo mi pare di aver comprato una console next gen. Non so voi, però a me mi pare di giocare un gioco bello da vedere. È un gioco fluidissimo, che non molla mai un frame. Sto giocando su Xbox, non mi molla mai un frame, è bello, è fatto bene, è preciso. La storia dei robottozzi che vanno fuori di melone ha un po' rotto il cazzo, se devo essere onesto. È una cosa un po' vista, stravista, ultravista. Andate avanti con la trama, perché c'è roba. Sì, però dico, poi vediamo. Però a me l'incipit più di uno sbadiglio me l'ha fatto mollare, perché è una roba che ormai è una cosa abbastanza sdoganata. Se non ci fossero tutti quei rimandi all'universo di Pinocchio, di Collodi, Polendina, tutte queste cose che ti rimandano a Collodi, che per noi italiani sicuramente è ancora più carina da vedere come cosa. Però per me è un gioco che vale la pena di supportare, un gioco che vale la pena di sistemare un pochettino, perché poi in queste cose sono veramente microscopiche e migliori tantissimo il gioco. Io adesso l'ho mollato, aspetto qualche patch e poi lo riprendo. Ma secondo me le patch non andranno a correggere la parte di gameplay come patch, più che altro si deve sperare in un sequel di qualche tipo, o comunque sia DLC, che vanno a implementare abilità, a correggere i prossimi nemici, perché cioè, dubito che arriverà la patch, cioè non c'è mai stata, sono veramente rare le occasioni in cui sono stati corretti i pattern dei boss, o addirittura inserita la parte del Perry con la lucina. Dubito che ci sarà un aggiornamento di questo tipo, piuttosto si deve sperare come al solito nei secondi capitoli, sperando che non utilizzino la stessa solfa, ma vadano un attimino a revisionare il tutto, anche perché questa tipologia di gioco poi crea dei precedenti pericolosi, secondo me. Se tu poi vai a cambiare delle dinamiche di quel gioco, lo stai sradicando, e siccome si è già creata la nicchia di adoratori di Lies of P, ci saranno sempre quelli che ti diranno ma non è più quell'altro. Quindi bisogna dare un colpo di qua, un colpo di là, per quanto mi riguarda. Poi è un po' in mezzo questa cosa in Lies of P. Il problema è che, per esempio, avendolo giocato abbastanza, che l'ho quasi finito, se tu aumenti la finestra di Perry, il gioco diventa una merda. Una merda nel senso, a livello di difficoltà, diventa così facile se aumenti la finestra di Perry anche di poco, che va dall'altra parte, dove diventa tutto un rhythm game molto molto semplice. Non lo so, quindi non credo che si possa più sistemare. Non ho mai sofferto così tanto con un Souls-like, e li ho giocati tutti, e per me Lies of P eccelle in tutto. In tutto, per esempio, il fatto che lui ti dica nei teletrasporti dove andare a parlare per finire le quest secondarie è una cosa carina. Non ti dice in quale finestra devi andare, ti dice semplicemente teletrasportati qua, e lì c'era la finestra con cui parlare per dare il vino. Ed eccelle in tutto, stilisticamente è stupendo, anche se mi è salita un po' a noia l'ambientazione, perché non c'è molta varietà, però vabbè. Idem armi e oggetti di difesa, sono molto monotoni purtroppo, però ok. Per me il gameplay è così una merda che per me è tra i peggiori Souls-like che ci siano in commercio. E lo dico perché so che questa cosa darà fastidio un sacco a chi commetterà poi in post. Però avendoli giocati tutti dall'inizio alla fine, compreso l'immondizia di Mortal Shell e tutti gli The Surge e tutto quanto, secondo me il core del gioco è così infimo per me che è un'allucinazione collettiva. Lies of P è un gioco incredibile per essere, credo, un'opera prima. È un'opera prima Lies of P, sì, è incredibile. Ma è incredibile. Come cazzo
sono fatto fare Lies of P come opera prima, ma sono matti in culo. Però manca quell'esperienza per fare un gioco effettivamente bello. Però lo sto finendo, perché comunque è un Souls-like, anzi è forse il più Souls-like dei Souls-like. Ormai è diventato un genere, quindi a me va bene che sia identico ad altri però non è che possiamo cambiare i nomi, lo stile artistico e poi va tutto bene, no? Ma è un genere, capito? Però il genere è giusto anche cercare di farlo crescere nel spin-off. Il fatto che nessuno è riuscito a farlo oggi, no? È quello il problema. Ogni volta che deviano mettendo nuove meccaniche, viene una merda. Solo From c'è riuscito ad oggi. Esatto. Quindi, visto che solo From può e chi ci prova fa la fine tremenda, per ora siamo contenti che uno buono sia uscito. Poi vediamo. Allora, qui c'è il Perry. Ragazzi, se non avete giocato Lies of P, non confondete, c'è la parata perfetta, che secondo me manca di premio. Hai una finestra ridicola per fare la parata perfetta. Non la parata perfetta. Tu dici, ah cazzo, la finestra è molto piccola, che premio prendo se la faccio? Non ti fai male, questo è il premio. Cioè, se tu e rompi l'arma anche in teoria. Cioè, se tu pari normalmente, parando pigli danno, ok? La parata perfetta ti premia perché sostanzialmente pari ma non prendi danno. Ora, il premio è duplice, perché non prendi danno, va bene, ma la parata perfetta ti permette di rimanere in range rispetto al tuo avversario. Quindi se lui ti fa un attacco e tu fai la parata perfetta, sei davanti a lui, lo attacchi immediatamente. Schivando dovresti riavvicinarti, perderesti tempo, potresti abusarlo per una volta sola anziché due o tre. Però è molto largo il concetto di ricompensa per un'azione così complessa, perché non è facilissimo fare la parata perfetta. Il parry è ancora più difficile della parata perfetta, perché si tratta di incrociare la tua animazione di parry con l'animazione dell'attacco nemico. È un po' più complicato, però ti premia un pelino di più. Ci sono giochi in cui però ecco, tipo in Elden Ring, secondo me From ha voluto proprio dare dei regali per i parry ben fatti. Cioè, fai un parry ben fatto, il nemico praticamente fa così: si toglie l'armatura, si mette a pecora, apre il buco del culo e ti fa: tu con lo spadone a due mani entra, ma prima dalla testa. Questa è un'altra cosa in cui secondo me gli sviluppatori alle prime armi si vedono tantissimo. Il sistema di reward nei loro giochi è sbilanciato rispetto all'effort del giocatore.